Stadio Manuzzi, oltre 15.000 spettatori, 500 di fede biancazzurra per il Cesena, il primo match point in chiave promozione dopo la sconfitta giovedì scorso della Torres a Gubbio. Schieramenti annunciati, Romagnoli col 3-4-2-1 tra le linee, Berti e Carbò alle spalle di Spendil, Pescara col 4-3-3, 4-5-1 in fase difensiva, davanti Merola, Cupone e a Cornero. Il Cesena nel primo tempo sbatte contro il muro eretto dai biancazzurri con grande organizzazione. Ecco qui i primi tentativi della squadra romagnola, è sicuramente una spina nel fianco della difesa biancazzurra. Donnarumma, un passato in serie B col Cittadella, qui ruba palla a Loi, al suo dirimpettaio, vale a dire al difensore Silvestri, e poi la conclusione di Cupone, bravo Pisseri a distendersi e a deviare in calcio d'angolo, poi ancora un pallone recuperato, la conclusione di Merola, il rimpallo e poi il destro di controbalzo molto bello di Aloi a centimetri dalla traversa della porta difesa da Pisseri, e quindi questa è una grandissima occasione per il Pescara sfortunato nella circostanza. Poi vediamo qui Berti tra le linee, dentro per Spendi, la conclusione e la parata di Plizzari che è piazzato all'altezza del primo palo. 32esimo minuto nel corso del primo tempo, dai e vai tra Carbò e Spendi, il tiro centrale su problema per il suo difensore biancazzurro. Siamo dunque al 32esimo, inquadrato Pieraccini, si va all'intervallo sul parziale di 0-0, c'è stata pressione del Cesena sì, ma le occasioni più nitide sono state del Pescara. Nella ripresa il Pescara alza il baricentro, migliora anche la proposta di gioco, qui il tentativo, attenzione, di Pieraccini tenuto in gioco da Milani a terra, e c'è l'intervento provvidenziale di Floriani, e dunque lo primo squillo del secondo tempo della squadra guidata da Domenico Toscano. Questa è una grande azione, Merola a Cornero, poi ancora a Cornero, una triangolazione, il destro ci mette il corpo Donnarumma e la palla scheggia il palo della porta difesa da Pisseri, che era completamente fuori causa. E poi ancora Pescara che recupera palla in zone alte del terreno di gioco, la conclusione di Dagasso che è stato tra i migliori del Pescara, deviazione, palla che sorvola la traversa della porta romagnola. Dunque un Pescara anche intraprendente, qui però ci prova Spendi, il suo destro a giro di poco al lato, non c'era stata la chiusura efficace da parte di Squizzato nella circostanza. Poi Dagasso non ne ha più, attenzione, palla in mezzo, Corazza è entrato in corso d'opera, c'è una deviazione e Plizzari esulta con i compagni di squadra, ma Cesena ad un passo a centimetri dal vantaggio. Siamo all'85esimo, il Cesena assedia la metà campo del Pescara e un fallo di Franchini è entrato in corso d'opera al posto di Dagasso, doveva essere un po' più reattivo il centrocampista biancazzurro, il calcio di punizione battuto da Donnarumma, il colpo di testa di Edoardo Pierozzi, malgrado il tentativo generosissimo di Plizzari, devia il pallone estremo difensore biancazzurro sul palo e poi la palla stessa che viene deviata dal sagoma del portiere biancazzurro, non so se si può parlare di autogol, comunque il colpo di testa è di Edoardo Pierozzi, classe 2001, secondo gol con la maglia del Cesena, in prestito dalla Fiorentina, il gol che decide il match, esplode lo stadio Manuzzi di Cesena. Siamo all'87esimo, saranno 4 minuti di recupero, rivediamo da più riprese, insomma non viene assorbito l'inserimento di Edoardo Pierozzi, non perdono i riferimenti i difensori del Pescara, finisce così 1-0 per il Cesena che festeggia, ma il Pescara esce dal Manuzzi a testa altissima. Cesena 1, Pescara 0.